sono del sindaco, il sindaco ci dirà la situazione di interazione con quell'ufficio e con la direttrice. Sotto il profilo ambientale, in effetti, da quanto conoscenza ho verificato la situazione con il dirigente, c'è un sito oggetto di valutazione legato al porto Ethernet che è stato incapsulato per le verifiche di ASLA e ARPA. Ci sono stati degli ulteriori sopralluoghi e verifiche in corso anche un anno corrente, ma ad oggi, nella prima precisazione che il dirigente mi ha sottoposto, non c'è un'ordinanza di rimozione contingente ed urgente da parte dell'amministrazione. E questa è la premessa e il contesto. Nonostante ciò, all'interno di questo contesto che vi ho descritto, la direttrice, direttrice dell'INEL, ha assunto delle decisioni che io francamente non conoscevo, non sono il sindaco, in relazione a situazioni interne di quell'ufficio con una potenziale esposizione legata a una potenziale esposizione del tetto che vi ho descritto, ma che vi ho descritto all'interno di una procedura amministrativa ad oggi non vi funziona. Punto. Quindi la scelta sembrerebbe essere stata determinata da problematiche interne di personale collegate a quel sito, punto. Non ho altre informazioni. Sotto il profilo invece delle interazioni con l'ufficio le parlerà il sindaco. Grazie. Grazie assessore, do quindi la parola al sindaco. Grazie Presidente, tengo a precisare che la meraviglia è stata di tutti, anche mia, perché se è vero che non c'è un obbligo normativo e procedurale di informare le istituzioni rispetto a decisioni di questo tipo, forse possiamo anche dire che sensibilità avrebbe voluto che le amministrazioni fossero state informate. Tanto più che, come ha precisato l'assessore, c'è una procedura in corso che non è ancora chiusa, quindi sono state fatte delle analisi, delle rilevazioni, ma c'è un procedimento, una procedura che non è ancora chiusa. Quindi le decisioni, ha detto bene l'assessore, sono state legate a una ipotetica, potenziale esposizione, ma non a dati ancora certi e acclarati rispetto a una procedura chiusa e terminata. Per cui questo sicuramente lascia qualche perplessità. E poi, se ci sono state, come potrebbe essere, delle dinamiche interne all'ufficio, io mi limito a quello che ha detto l'assessore e alle considerazioni che abbiamo fatto, però il dato oggettivo è questo, cioè la procedura che non è conclusa, quindi i dati definitivi non ci sono e qualunque decisione è stata presa in merito a una potenziale esposizione che però non è ancora acclarata, visto che la procedura non è chiusa. Detto questo, io poi ho sentito la dottoressa Rivetti, che è il direttore territoriale dell'INEI, che ha espresso assolutamente la non intenzione di chiudere l'ufficio in via definitiva, ma che ha dichiarato che la sospensione è stata proprio legata a queste dinamiche, a queste preoccupazioni, quindi è assolutamente temporanea, anzi mi ha detto io gli ho fatto presente che mi aveva parlato il Consiglio Comunale e mi ha chiesto di precisarlo. Io poi ho dato all'amministrazione una disponibilità di un paio di uffici che lei è venuta a visionare oggi. Sicuramente non è una situazione semplice, perché loro hanno anche degli uffici particolari con esigenze particolari anche sotto l'aspetto medico, ambulatoriale, eccetera. Però stamattina, come dicevo, ho fatto un sopralluogo, ho fatto delle foto, adesso farò delle valutazioni per capire se magari almeno la parte amministrativa temporaneamente, finché la procedura non è chiusa e non possono essere, diciamo, tirate le somme di questa situazione, e capire anche un attimino l'eventuale tempistica.
assicurazioni riguardo al fatto che la sospensione dell'attività del pomodoro è